dai miei colleghi, sia per quanto riguarda un contratto di servizi che andiamo a prorogare veramente in fine d'anno e per soli 3 mesi, con la motivazione che in questi 3 mesi si abbia la cognizione dello stato delle procedure di esternalizzazione al fine di determinare i tempi della durata dei singoli servizi. E parliamo, io ieri in commissione e pensavo, cioè nessuno mi ha contraddetto, nessun dirigente, assessore, funzionario, nessuno, quando io ho detto abbiamo slittato il piano di riequilibrio di un anno, quindi abbiamo slittato l'esternalizzazione 2020 a 2021, l'esternalizzazione 2021 a 2022, eccetera eccetera. E invece nel 2021 si prevede non solo di procedere alle esternalizzazioni che erano in capo al 2020, ma di farlo unitamente alle esternalizzazioni previste nel 2021. Quindi stiamo parlando di un carico, oltre che per Pulizie Verde, Cimitero e Portineria, vado a memoria, anche di manutenzione CED. Mi sembra un po' un carico eccessivo, che soprattutto nella misura in cui si pensa di determinare un quadro più chiaro in soli 3 mesi. Quindi le perplessità anche sulle tempistiche e sulla modalità di proroga di appena 3 mesi restano e restano forti. E poi arriviamo, che poi insomma è un po' mascherata, io personalmente avrei preferito 2 atti separati, uno il contratto di servizi dell'STS e un atto specifico sul quale discutere in maniera più compiuta e non messo surrettiziamente in una delibera, che è quello della di prendere, di non esternalizzare più le farmacie ma di mantenerle, cosa sulla quale ovviamente in linea di massima sono d'accordo, come ero contraria in fase di piano di riequilibrio alla loro esternalizzazione. Apprendo con favore che si è ritornati sui propri passi, solo gli stupidi non cambiano idea, quindi non è questo il punto. Il punto è che questa proposta è arrivata all'attenzione di sindaco, dirigente, presidente del controllo, segretario, responsabile ufficio patrimonio, ufficio bilancio, eccetera, 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 il 12 agosto. Protocollata in uscita, in partenza dal STS il 12 agosto, arrivata al protocollo del comune il 12 agosto. Noi ne veniamo a conoscenza soltanto ora, insieme a una delibera di approvazione del piano del contratto dei servizi. Tralascio il fatto che quest'Aula ha approvato una mozione nella quale si consentiva ai consiglieri comunali l'accesso al protocollo e che questa cosa non è stata fatta, sempre perché gli impegni che vengono presi qua dentro regolarmente non vengono poi attesi. Se avessimo avuto accesso al protocollo probabilmente l'avremmo visto da soli che c'era questa proposta e avremmo fatto tutte le domande che stiamo facendo oggi e che oggi resteranno senza risposta. La prima, che è quella più importante, è quella che ha sollevato il consigliere Santoro sul fatto che se effettivamente si sta uscendo dalla porta e rientrando dalla finestra, perché qui si parla di della possibilità che la gestione venga destinata a un'eventuale forma di partenariato. Ora intanto vorrei capire che cos'è un'eventuale forma di partenariato nella gestione della farmacia, se viene affidato tutto il servizio, una parte, che cosa significa. Probabilmente se avessimo avuto il direttore generale qui lo avremmo saputo, probabilmente se avessimo avuto contezza inizialmente di questa, cioè in questi 4 mesi che sono passati dal 12 agosto, avremmo potuto fare una o più commissioni per capire cosa significa questa forma, eventuale forma di partenariato, se effettivamente quindi la STS può procedere per suo conto all'esternalizzazione della concessione a privati del servizio, eccetera. La proposta, leggo dalla lettera inviata dal direttore Critti, di cui sopra, quindi il prendere in concessione la farmacia, prevede anche la concessione a beneficio dell'azienda di locali più idonei per l'apertura della nuova farmacia di Villa Muti. Quindi sta STS travagliata già da quando è nata, misero in liquidazione quella vecchia, la SRL, senza uno straccio di bilancio di liquidazione.
È sempre così, dai tempi dei gattoperti. Si è imballato il trick ballack. Allora, diciamo così, più mirato su una proposta che è importante, farla con una delibera separata e soprattutto esserne messi a conoscenza quando questa proposta è stata fatta. E invece è rimasto tutto dentro i cassetti ed è stato tirato fuori oplà in questa sede. Oltretutto, l'ha sollevato anche la consigliera Santoro, l'ho sollevato ieri io in commissione, ovviamente qui si parla di costi, 40.000 euro per un servizio che sarebbe dovuto partire dal 1° settembre 2020, ma stiamo andando in votazione il 29 di dicembre. Viene da sé che questi 40.000 euro già non ci sono e quindi 100.000 euro previsti nel piano di riequilibrio bruciati. Gli 80.000 euro per l'annualità 2021, ma a questo punto, siccome qui prevedeva un'annualità piena 2021, ora non ci saremo con l'annualità piena 2021. Saranno sicuramente, anche perché ovviamente giunte e uffici comunali dovranno adottare tutti gli atti che servono per la concessione, quindi non avremo un'annualità intera 2021, suppongo non saranno neanche questi 80.000 euro, quindi anche questa proposta andrà riformulata nuovamente e i 100.000 euro che erano previsti nel piano di riequilibrio per il 2021 bruciati un'altra volta. Quindi tutto questo come concorre? Uno, come impatta sul piano di riequilibrio, cioè quei soldi che non entrano, i 60.000 euro nel 2020, forse ormai sono 100, i meno non so quanti per il 2021, come vengono ripianati dal comune, cioè qual è l'impatto che ha sul piano di riequilibrio? E ripeto, il fatto di esserne venuti a conoscenza praticamente soltanto ieri, perché poi insomma alla vigilia di Natale sono arrivati gli atti, ma erano un pochino tanti, e penso che ognuno di noi abbia avuto il piacere di trascorrere qualche giorno in famiglia. Noi veniamo a conoscenza di questa cosa che è stata proposta all'amministrazione 4 mesi fa. Ecco, anche questo mi pare al solito una volontà di non condividere e, sempre per inciso, lo potevamo conoscere se ci fosse stato accesso al protocollo, mi pare sempre nell'ottica di non voler condividere e, ripeto, questa proposta così come formulata lascia molti, molti, molti dubbi, tali per cui non. Io non, anch'io come i colleghi non mi sento di poter votare un atto del genere, sia perché, ripeto, andiamo a approvarlo sempre a ridosso della scadenza dell'anno, sia perché ritengo che i 3 mesi non siano così, diciamo così, esaustivi nei tempi per avere un quadro chiaro delle 4, 5, 6, 7 esternalizzazioni dei servizi che ci aspettano, sia perché questa proposta di mantenere le farmacie all'STS, che ripeto in linea di massima mi trova assolutamente d'accordo, così come formulata apre troppi, lascia aperti troppi dubbi che non credo che possano essere chiariti in questa sede. Ci sarebbe voluto sicuramente un confronto maggiore. Grazie. Grazie consigliere Sbardella.